La polisportiva rocchese ha scelto un modo particolare per presentarsi quest'anno alla città, per presentarsi quest'anno ai suoi giovani calciatori che fanno parte della scuola calcio, del settore giovanile quindi o della prima squadra. Ha scelto il liceo scientifico di Rocca Pianota, ha scelto un momento che metta insieme associazionismo e sport e legalità con questo convegno importante che vuole mettere insieme queste tre cose, perché al centro del progetto polisportivo rocchese e dell'associazione Rosa Liberty possa esserci quello della crescita anche culturale, soprattutto culturale e del sociale del territorio dei giovani che fanno parte della squadra. È una serata improntata, come dire, alla condivisione di contenuti e anche di strutture, perché tengo a precisare che questa volta, non so se si sia verificato altre volte, ma sia la polisportiva che l'associazione Rosa Liberty hanno avuto il sostegno e la solidarietà di altre associazioni che lavorano sul territorio, dall'Artemide a Fedora, all'Osservatorio per la prevenzione del disagio giovanile. E forse l'insieme si può è questo, la sinergia tra le forze vitali che operano sul territorio. E poi condivisione di contenuti, quindi sport, legalità anche, perché sono estremamente legate, così come allo sport è estremamente e perfettamente legata anche la prevenzione. Il sociale, i ragazzi giovani in un periodo storico in cui chiudono le curve per discriminazione territoriale, in cui purtroppo ci sono tanti problemi legati al razzismo, mi sembra che questo sia un esempio importante da dare in pasto ai ragazzi. È certamente un esempio per i giovani, per coloro che devono crescere e soprattutto per coloro che vogliono vivere e condividere lo sport, che sia a livello di pratica agonistica e che sia a livello di spettacolo, di spettatori. Quindi vedere qui tanti giovani partecipare a questa manifestazione è un motivo per pensare che queste iniziative non fanno altro che poter migliorare ovviamente lo status di questi giovani e di poterli anche avvicinare alla vita sociale senza grandi problematiche, soprattutto di natura psicologica.